Buongiorno, finalmente siamo arrivati a Giulianova, in questo posto meraviglioso, in campagna ma anche vicino al mare. Qui invece siamo a Montone, un paesino di pochi abitanti, più o meno 30, perché la camera non era pronta e la signora ci ha consigliato di passare da questo paesino che non c'è molto, però c'è questa terrazza meravigliosa dove c'è un bar e ci siamo messi lì a bere qualcosa di fresco nell'attesa di aspettare appunto che la camera fosse pronta. Guardate che vista fantastica. Allora, volevo farvi vedere questa camera da letto che è molto carina ed è un B&B in Abruzzo. Si chiama L'Orso e l'Ape, o l'Ape e l'Orso, poi vabbè ve lo scrivo, e ve la volevo veramente veramente consigliare perché oltre a essere, cioè, molto carina, i padroni sono veramente gentilissimi, è pulita, ha un letto, è fantastico, ho dormito da Dio, i cuscini ne avete due, uno più morbido e uno un po' più duro, ma leggermente, leggermente più duro, non di tanto. E abbiamo, poi vabbè, qua c'è il divano, che si può guardare dal divano alla televisione, e comunque è un letto, infatti è una camera da famiglia perché diventano due letti. Sotto c'era il cassettone, questo è il letto dove dorme mio figlio, e quella è la porta d'ingresso. Poi abbiamo le due sedie con televisore, scrivania, beh, sotto ci sono le cucciolotte. Poi abbiamo questa finestra che ha le persiane che si chiudono e sono persiane completamente in un pannello in legno, per cui non entra neanche un filo di luce, è buio completo. Poi il soffitto, guardate quanto è bello, fatto così, cioè, mi piace un sacco. Anche questo quadro secondo me è molto carino, dà allegria, e poi è forte perché è bombato. Niente, questo è il letto, i due comodini. Poi questo invece è il bagno, ciao, guardate quanto è carino, finestra, guardate le tendine, tutte belle particolari, il gabinetto, vabbè, qua abbiamo il solito phon d'albergo, ma noi abbiamo portato il nostro, sotto ci sono tutti gli asciugamani e là nella borsa c'è il nostro phon, e poi abbiamo l'angolino della doccia, che è molto comodo avere gli asciugamani quando esci di fronte, molto comodo, esci e ti pigli il tuo asciugamano, e la doccia non è grandissima la doccia, però è comoda, soprattutto non si allaga mai il piatto doccia, cosa fondamentale. Oddio i cani, abbiamo il doccino, non abbiamo il doccione grande, l'acqua è bella calda, è tutta in vetro ed è bella pulita, cioè mi piace tanto questo posto perché c'è una pulizia veramente veramente buona. E niente, e questo tutto è la camera. Poi dopo vi farò vedere fuori. Ah, stavo dimenticando, guardate qui dietro, qui che sembra un camerino, abbiamo la cabina armadio. Adesso ovviamente è piena di robe perché ieri, aspettate che si accende la luce, fa un po' di gioco così perché il neo è da cambiare. Comunque abbiamo la cabina con tanti omini, che di solito si trovano quattro omini di numero nell'armadio degli alberghi o in qualsiasi posto vai. Invece guardate quanti ce n'è di vellutino, e lì ci sono così. Quindi abbiamo anche due tipi di colori che ognuno si può scegliere, tipo magari mio marito qui, io qui, non so, per dirvi. E infatti no, anzi, questi sono per giacche e quelli sono per pantaloni. Adesso che ci vi faccio vedere, abbiamo lo specchio, è un po' stretto però ci si vede, ed è una bella cabina grande, veramente grande, proprio bella, molto comoda. E niente, questo è tutto della camera. Poi vi farò vedere fuori l'altro carino, la sala colazioni è semplice, potete fare colazione quando volete.
però non c'è tanta roba, tutta roba dolce e abbiamo trovato una macedonia, succhi di frutta, yogurt, poi latte, caffè, e tè, niente, niente di che. E basta. Come vi dicevo, questa è la sala della colazione. Vedete, c'è solo questo tavolo con sopra il succo di frutta, gli yogurt, la macedonia, il latte, il caffè americano, una ciotola di biscotti, dei cereali e basta. Un brioche non ce n'è. E poi sul tavolo trovate ogni mattina un piattino con dentro dei pezzettini di torta che fa la signora. Molto buona. Però ovviamente non puoi mangiarla tutte le mattine, le torte. Allora, questo è il posto, la vista che vediamo. Di qua ci sono tutti i campi così e di là vediamo il mare. Questo è l'ingresso del B&B. Adesso andiamo dentro. Questo è l'atrio. Si chiama Verbena. Il nome è questo qui. E poi di qua. Guardate che carino quel dondolo, devo fare qualche foto che ancora non l'ho fatta. Qua abbiamo anche quella, guardate che è troppo carina, pieno di dettagli. Un altro tavolino e poi c'è un bel venticello, si sta proprio bene. Le sdraio lì sotto l'albero. Qua c'è un altro angolino dove ci si può rilassare, tavolino, sedie, sdraio, e là c'è il mare. In fondo c'è il mare e lo vediamo anche di là. E poi è pieno di vigne, di ulivi, bellissimo. Hanno due gatti meravigliosi. C'è il parcheggio. Poi qua c'è un altro angolino con le panchine che guarda verso il mare. No, è proprio bello, bello, tranquillo, c'è poca gente, si sta veramente bene. Ve lo consiglio tantissimo. La signora è gentilissima, disponibile. Questa invece è la spiaggia di Giulianova, una sabbia bianca, il mare niente male. Qui siamo a pranzo, tartar di tonno. E invece mio marito e mio figlio hanno preso le seppie con patate e zucchine molto buone. Qui invece siamo nel centro, sul lungomare, diciamo, e c'è la ruota panoramica, bellissima, molto grande. Qui invece un localino veramente carino, fatto molto bene, abbiamo fatto l'aperitivo col nostro spritz. Qui siamo a cena, abbiamo preso l'affettato, poi abbiamo mangiato questi arrosticini buonissimi in questo contenitore molto carino. Qua faccio vedere meglio l'affettato, che c'era un po' di tutti i tipi, adesso non ricordo esattamente, però molto buono. Passeggiando abbiamo incontrato questa panchina fatta a forma di libro con questa bellissima frase.
Ah, l'avete appena imbottigliato sì. Questo? Non tutto, abbiamo imbottigliato i bianchi e c'era suono a luglio. Poi questa è la deraspatigiatrice, che praticamente è la macchina che separa i graspi dagli acini, ok? L'abbiamo tirata dentro, perché poi qua fuori invece c'è la pressa e la tramoggia. Noi raccogliamo a cassette, andiamo là in cima, buttiamo dentro le uve. Le uve scendono, vanno dentro nella deraspa pigiatrice. La deraspa pigiatrice è collegata con dei tubi rossi alla pressa, facciamo una pressatura a soffice e poi dalla pressa va dentro i contenitori. Ah, e rimane qui. Come vogliamo noi.